Buongiorno a tutti. Oggi EnduroBlogger è in Grecia. Sono venuto fino qua perché sono stato invitato da Athanasios di Nordstar Enduro a fare un bel tour di enduro con loro. È un qualcosa di nuovo perché non sono mai stato in Grecia e quindi sono molto curioso di vedere quali sono i tracciati che loro possono offrire e che tipo di enduro si può fare. La prima cosa che bisogna fare quando si va in un paese straniero, per il mio punto di vista, è imparare quali sono le parole più importanti, ovvero buongiorno. Calimera. Calimera. Buongiorno. Salutare tutti, quindi un bel ciao la mattina. Yasu. Yasu. E grazie. Efharisto. Efkaristo. Efkaristo Athanasius per questo invito. Chi sono questi ragazzi? Questi ragazzi, this is Andreas. Andreas is, there is no North Star without Andreas. And this is Aris, our mechanic, and also lately a guide because he's backup all, as always. E lui è Athanasios, il boss, guida e organizzatore di questi tour. Quindi non ci resta che prendere le moto, andare in moto e vedere cosa succede. Posso guidare solo moto certificate Enduro Blogger, quindi l'adesivo ufficiale su questo Beta, like that. E ora siamo pronti to rock Greece. We do organize from let's say 2 to 6 days, and then two or three to 10 riders, and the riding level has to be any kind the riders are choosing. We do from easy, like beginner style, to extreme enduro. And when I say extreme enduro, our guide Andreas is a Romanian fanatic, Erzberg fanatic. He is one of the best riders in Greece in, let's say, extreme scene of enduro. Quando le strade sono chiuse si aprono, quindi Andreas va di sega e riapriamo i sentieri che sono chiusi. Where is the government? In Greece, all kind of terrain. Let's say if you ride to sea level, you will find the terrain of the south of Italy, south of Spain, like the white volcanic sands and the pine tree forests with a view to the sea. If you go above, let's say 200 to 300 meters, you will find a more Mediterranean terrain with a thicker pine tree forest. But then you start to see trees from that grow up in the higher heights, like palm trees, oaks, and then if you are really into it, you go to this kind of terrain, which is I don't know, Central European. Ok, Andrea, di qua, quindi a sinistra, siamo in Grecia, e a destra, we are in from Bulgaria. From this side is Grecia, from this side is Bulgaria. What did you choose? Grecia. Oh, okay. Andrea, sembra che stia piovendo. Really? But the rain is good for us. We have a lot of fun. No rain, no fun. This is adventure. This is adventure. And I love it. My main goal when we have someone here is to show him what we can do, what we can offer to him, not only in the bikes and the hospitality, but also the tradition of the area, the
the local habits, nightlife in the city, or what else the city can provide, like the sea, the beach, the drinks, maybe all the package. I love this adventure, I love it! Amazing tracks here in Greece. Fare un po' di free ride fa parte di questo tipo di tour. Siamo in questa zona del nord della Grecia, davvero dispersa nel nulla, è una figata. È molto divertente capire qual è la traccia migliore e crearne una nuova. Siamo nel quartier generale di Northstar, siamo a Kavala, la città che fa, dove fanno base per il loro tour, dove iniziano il loro tour, e io non posso far altro che ringraziare Athanasios per l'invito. È stato molto divertente conoscere lui e i ragazzi dello staff, perché sono tutti molto preparati e possono offrire una tipologia di enduro veramente particolare, perché si può andare dalle zone della foresta come abbiamo fatto noi, a percorsi single track lungo le montagne, delle parti rocciose, sempre a contatto con la zona del mare, quindi un qualcosa di esclusivo, direi. L'ultima domanda: perché Northstar? Da dove arriva questo nome? Because we, for Greece, we are north and we consider ourselves stars.